Benvenuti all'anteprima del nostro notiziario. Anche questa sera ci occuperemo in lunga parte del terremoto di Casamicciola. Abbiamo avuto i dati del CNR Irea che ci dice che a Casamicciola il suolo si è abbassato fino a 4 centimetri. Intanto continuano le verifiche sugli edifici. 9 sono state le scuole dichiarate inagibili. Sono stati circa 150 finora i sopralluoghi effettuati. Intanto le persone assistite dalla protezione civile sono salite a 1.000. Vi proporremo poi un'intervista ad Anna Falchi, madrina della manifestazione Andar per Cantine, che si è praticamente spesa a favore degli ischitani, ha detto non rinunciate alle bellezze dell'isola di Ischia, venite ad Ischia. E poi ci occuperemo anche di calcio. A tra poco. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. La ditta La Raspata porta nel tuo locale il gelato di qualità e tante grandi offerte. Cogli la nostra promozione speciale con l'acquisto di 2 cartoni a scelta di prodotti speciali Alemagna, come conchiglia alla nocciola 85 grammi, intreccio ai frutti di bosco 80 grammi, muffin al cioccolato scuro 90 grammi e tanti altri ancora. Riceverai in omaggio una vaschetta gelato Motta al gusto stracciatella. Promozione valida fino ad esaurimento scorte. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. ABC Cartoleria, grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley 7 ed Invicta. ABC, prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica. ABC, scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro. Vienici a trovare, siamo in via Iasolino, a Ischia Porto. ABC Cartoleria, la scuola da noi, costa meno. Immerso nel verde del suo giardino tropicale, Hotel Terme Colella. La vacanza ideale per chi sceglie l'isola d'Ischia. Camere categoria economy, standard e vista mare. Tutte le camere attrezzate con servizi, con balcone o terrazzo. Hotel Terme Colella. Reparto termale attrezzatissimo per bagni, fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche. Terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Centro benessere. 2 piscine termali, di cui una coperta con idromassaggio. Ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra. Serate piano bar, cucina con specialità ischitane e 3 menù a scelta. Ampia scelta di pietanze senza glutine. Sono ammessi animali di piccola taglia. Ampio parcheggio gratuito. Aforio, a 700 metri dal mare, a pochi passi dal centro storico, Hotel Terme Colella. In una cordiale ospitalità familiare, la vacanza ideale sull'isola d'Ischia. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto.
Vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile, senza rinunciare alla qualità. Ce l'ho! Dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco e anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa. Mm-hmm, certo! E sempre aperto tutti i giorni. Naturalmente! Da lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13.30. Finalmente a Ischia il supermercato che non c'era. Adesso c'è! Se bon, selezione bontà, tutti i giorni. Terremoto, boschi, sussisma, errori inammissibili, Ischia danneggiata e la dura critica dell'ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo le nuove rivelazioni che indicherebbero l'epicentro del terremoto a Piazza Maio e non in mare aperto. CNR Irea, Casamicciola Terme, suolo abbassato fino a 4 cm, quanto emerge dalle analisi effettuate dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli. Terremoto, verifiche sugli edifici, 9 scuole inagibili, proseguono le verifiche di agibilità sugli edifici coinvolti nel sisma del 21 agosto, circa 150 sopralluoghi effettuati, intanto sono salite a 1000 le persone assistite dalla protezione civile. Anna Falchi, venite ad Ischia, non rinunciate alle sue bellezze, la celebre attrice madrina della 10ª edizione di Andar per Cantine si unisce al coro dei VIP in sostegno dell'isola d'Ischia. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha presentato i nuovi dati sul sisma che ha colpito la parte alta di Casamicciola lo scorso 21 agosto. Secondo le nuove rilevazioni, il terremoto avrebbe avuto come epicentro non più il mare aperto, ma Casamicciola e addirittura Piazza Maio. Per l'ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Enzo Boschi, questi sono errori inammissibili e senza precedenti. Ischia è stata danneggiata. Qualcuno chieda i danni. Il servizio. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno presentato alla Commissione Grandi Rischi presso la Protezione Civile a Roma nuovi dati sul terremoto che ha colpito la zona alta di Casamicciola. I dati, continuamente aggiornati, rielaborati con modelli sempre più precisi, localizzano il terremoto ad un chilometro a sud-ovest di Casamicciola Terme. Alla luce di questi dati, l'epicentro del sisma viene spostato dal mare aperto a Casamicciola Terme e sembrerebbe addirittura sotto Piazza Maio, ad una profondità di meno di 2 chilometri anziché 5. Gli esperti affermano che il forte danneggiamento rilevato nella zona alta di Casamicciola, oltre alla scarsa resilienza del costruito, è dunque imputabile sia alla superficialità dell'evento che all'amplificazione locale dei terreni. È una notizia importante, l'abusivismo c'entra poco o nulla. È inammissibile sbagliare così la magnitudo, la direzione del sisma, l'epicentro e soprattutto la profondità focale del sisma con un margine di errore così ampio. Da un ipocentro stipato a 10 km di profondità siamo passati ad 1,75, inconcepibile, senza precedenti. L'ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Enzo Boschi non fa sconti alla nuova gestione dell'istituto. Chi ha un minimo di competenza sulla sismicità di Ischia, sottolinea Boschi, sa bene che lì si sono verificati in passato terremoti poco profondi a breve distanza da Casamicciola. Evidentemente chi quella notte nell'istituto si è occupato delle rilevazioni non era in possesso di nozione e competenza sufficiente. È solo una questione di stupidità e ignoranza, dice Boschi. Suppongo che si siano voluti tenere gli errori sotto traccia onde evitare di licenziare i responsabili del pasticcio, ma era meglio dire scusate, abbiamo sbagliato. La trasparenza è la maniera migliore per preservare la credibilità scientifica. E ancora Boschi evidenzia il danno fatto all'isola d'Ischia. Se si fosse detto da subito che l'epicentro del terremoto era circoscritto ad una piccola porzione di Casamicciola, migliaia di turisti non avrebbero lasciato Ischia in preda al panico, dichiara. Che qualcuno chieda i danni.
E in seguito al terremoto del 21 agosto il suolo si è abbassato fino a circa 4 cm in un'area a ridosso di Casamicciola Terme. E quanto emerge dall'analisi effettuata dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche IREA di Napoli, che hanno misurato i movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei. Per saperne di più, il servizio. In seguito al terremoto del 21 agosto, il suolo si è abbassato fino a 4 cm in un'area a ridosso di Casamicciola Terme. E quanto emerge dall'analisi effettuata dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche IREA, che hanno misurato i movimenti permanenti del terreno grazie ai satelliti europei Sentinel-1 e italiani Cosmos SkyMed. Nell'emergenza post-terremoto, il Dipartimento della Protezione Civile, fin dalle primissime ore dopo il sisma, ha attivato il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente di Napoli, in qualità di centro di competenza nel settore dell'elaborazione dei dati radar satellitari, per un'analisi volta alla misura dei movimenti del suolo conseguenti al sisma. Utilizzando i dati radar dei satelliti europei Sentinel-1, del programma europeo Copernicus e quelli della costellazione italiana Cosmos SkyMed dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa, un team di ricercatori del CNR IREA ha misurato con alta precisione i movimenti permanenti del suolo originati durante il terremoto, utilizzando la tecnica dell'inferometria SAR differenziale. Questa tecnica consente, confrontando immagini radar acquisite prima dell'evento con immagini successive al sisma, di rilevare le deformazioni della superficie del suolo con accuratezza di centimetri. Ottenere in tempi brevi un quadro sinottico delle deformazioni e degli spostamenti del suolo causati da un sisma nell'area dell'epicentro rappresenta uno degli obiettivi del Dipartimento della Protezione Civile durante un'emergenza sismica. E proseguono le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici, sulle strutture alberghiere e sulle abitazioni private. Finora sono stati effettuati circa 150 sopralluoghi, 15 le verifiche sulle scuole, 2 plessi sono agibili, 4 agibili con interventi e 9 sono inagibili. 35 le verifiche sugli alberghi, di cui 29 agibili, 4 inagibili. 86 sopralluoghi sulle strutture private, di cui 32 sono stati dichiarati agibili e 38 inagibili e 15 parzialmente inagibili. Nella giornata di oggi sono state 28 le squadre di tecnici impegnati tra Casamicciola e Laccameno. Secondo i dati comunicati dai due comuni, al momento al centro operativo comunale di Casamicciola sono pervenute da parte dei cittadini circa 1000 richieste di sopralluogo agli edifici privati, mentre a quello di Laccameno le richieste sono state 620. E sono salite a 1000 circa le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile a seguito della scossa del terremoto del 21 agosto. In particolare, secondo i dati forniti dai comuni, 740 sono cittadini di Casamicciola che la notte scorsa hanno trovato ospitalità prevalentemente in strutture alberghiere, mentre per il comune di Laccameno gli assistiti sono 225. A questi si devono aggiungere, oltre alle 19 persone spostate da una struttura di lunga degenza nel comune di Forio, in parte in albergo e in parte in un'analoga struttura dell'isola. Quindi a questi vanno aggiunti tutti gli altri cittadini che, non potendo rimanere nelle proprie case perché inagibili o in attesa delle verifiche, hanno trovato autonomamente una sistemazione. Il colpo al cuore dell'economia turistica dell'isola lo ha inflitto non il terremoto ma l'eco mediatica nazionale. Notizie ingigantite senza rispetto, un vero attacco mediatico ad Ischia, afferma Luciano Bazzoli, presidente onorario di Federalberghi Campania. Sentiamo. Luciano Bazzoli, la gente è proprio inviperita, in effetti si nota da parte della stampa nazionale una mancanza anche di rispetto per un popolo che sta soffrendo. Purtroppo sì, stiamo cercando di compensare intervenendo ai vari livelli per dare quella giusta informazione. Anche il sottoscritto stamattina ho ribadito questo concetto su Radio 1 alle ore 6:50, mi hanno svegliato per un'intervista. E in effetti il grande problema è che indubbiamente nel dramma dell'evento che ha
senz'altro generato dei morti e feriti in un fazzoletto di terreno che è quello di Casa Micciolo Alta. Purtroppo all'esterno si è data questa impressione che tutta l'isola fosse interessata dagli eventi sismici. Beh, e certo non possiamo annullare quello che è successo in una piccola parte di Ischia. Il problema è proprio questo, che la disinformazione ha generato questa immagine sbagliata che tutta l'isola sia colpita dal sisma e che gli effetti del sisma si siano avuti in tutta l'isola. Invece questo non è successo. Stavo appunto dicendo che lo stiamo ricordando, Armando Pennella sta rilasciando interviste a Iosa, mi sembra che anche gli interventi di stamattina dei sindaci su Rai 1 andavano in quel senso, cioè quello di far capire che oggi la situazione è questa. Il dramma è sui mercati internazionali. Faccio una battuta: questa mattina un importante tour operator mi ha chiesto certificare che le vie di uscita dell'albergo non fossero ingombrate dai detriti. Questa è l'immagine che purtroppo da Ischia traspare verso l'esterno, e questo dobbiamo far capire che non è assolutamente così la cosa. In effetti, come se fosse stato un terremoto che ha colpito tutti i 40 chilometri quadrati dell'isola. Bravo. Infatti anche quando sentivo anche stamattina, quando un giornalista parlava, la zona più colpita del sisma è lì, è sbagliato, perché è solo lì, è quello che, perché quando dice è la maggiormente colpita significa che tutto il resto, tutta l'isola è colpita e quindi ci sono stati dei danni. Il problema è questo, è una carenza di informazione, lo stiamo dicendo. Forse sarebbe il caso, ma adesso ne voglio anche suggerire il motivo, perché avevo sentito una conferenza stampa, sarebbe opportuno, visto che ci sono tutte le televisioni, che in maniera unitaria si faccia questa chiarezza. È importantissimo. Io adesso lo voglio suggerire anche agli altri sindaci. E sulla polemica generata dai media nazionali che hanno tirato in ballo l'abusivismo edilizio sull'isola di Ischia è intervenuto il giornalista Giuseppe Mazzella. L'abusivismo, dice Mazzella, non è la causa dei crolli, anzi, paradossalmente, molte case abusive hanno retto. Sentiamo. Peppino Mazzella, la colpa della tragedia e dell'abusivismo, come viene riportato da più organi di informazione? Io penso che noi dobbiamo fare un'analisi a freddo e non a caldo. Bisogna vedere dove ci sono stati questi crolli, come ci sono stati, e la natura, la cosa più seria è la natura del suolo, la carta del suolo, la carta geologica, che è quella del Richter del 1873 e poi quella del professore Luongo del 1980, la natura del terreno. L'unico modo di difenderci è costruire laddove sotto è sicuro, per quanto possa servire. Perché scusami un attimo Peppino, in effetti l'uomo ha sempre costruito dove il terreno era più caldo, dove c'era più possibilità. L'uomo ha costruito dappertutto, questo è il punto. Il punto è che non si è mai la classe politica della prima e della seconda repubblica non ha voluto chiudere se stessa nella politica di pianificazione territoriale, che significava in questa zona non ci puoi costruire. Se si farà, insomma, teoreticamente qui dovevano cadere centinaia e centinaia di case per l'abusivismo edilizio, paradossalmente le case abusive sono quelle che più hanno retto. Cioè la zona che è stata toccata è la zona storica di Casa Micciola, Piazza Maio, Piazza La Rita, se vediamo via Principessa Margherita, un versante è stato toccato, l'altro versante non è stato toccato, la villa Iaccarino, adesso era l'orfanotrofio dei bambini, l'asilo per i bambini, che è una villa costruita in stile Liberty agli inizi del Novecento, quella oggi è inagibile. Quindi certamente si è costruito, certamente non si doveva costruire così, si doveva costruire nell'ambito della pianificazione con la sicurezza sismica, ma è tutta una zona sismica, insomma. Devo dire che la gran parte delle costruzioni costruite con il rispetto della norma antisismica hanno retto. Senti, Ischia viene solamente identificata come isola dell'abusivismo, mi sembra troppo limitativo.
è limitativo questo, cioè diciamo che c'è stata un'espansione e l'abbiamo sempre detto e siamo stati i primi fin da 40 anni che noi diciamo che bisogna approvare un piano regolatore generale, che le cose bisogna fare nel rispetto della legge, che bisogna costruire di meno. Però da qui a dire che l'abusismo è la causa di tutti i mali non è così e non è vero, perché se faremo, come faremo l'analisi a freddo, vedremo che la zona colpita è la zona storicamente di Casamicciola, in quella zona. Ecco perché nel 1884 ci fu la grande immigrazione del popolo, Casamicciola fu trasferito dal Maio a Piazza Marina con la nascita dei due rioni baraccati, che poi sono diventati, che paradossalmente hanno retto, il centro di Piazza Marina ha retto. La zona colpita è la zona del fango, la zona di Piazza Maio, la zona di Larita, e quindi avevano ragione questa ricostruzione, anche se è mancata, come doveva essere fatta meglio, ma il problema è che noi siamo un'isola vulcanica e queste cose possono succedere, e succedono quando vuoi, è successo 134 anni dopo il 1883. E si è tenuta questa mattina presso il Bar Maria nel centro di Forio la conferenza stampa di presentazione della 10ª edizione di Andar per Cantine, organizzata dalla Prolocopanza. Madrina dell'evento la celebre attrice Anna Falchi, che si è unita al coro dei VIP in sostegno dell'Isola d'Ischia. Sentiamo. Andar per Cantine anche Anna Falchi. Grazie per la sua presenza a Ischia. E perché a Ischia, proprio per le cantine? Perché notoriamente sono un'appassionata del buon vino e anche della buona cucina, mi diletto a fare la cuoca e quindi insomma mi sembra giusta testimonial. Già da 2 anni a questa parte sono legata a questa iniziativa turistica Andar per Cantine, e quindi una conferma che è un evento che funziona e che mi piace comunque sostenere, perché insomma sono la prima fan e perché poi siamo a Ischia, che è un'isola che è sempre stata nel mio cuore da tanti anni a questa parte. Soprattutto adesso ad Ischia bisogna invitare tutti a venire, e chi meglio di te può farlo? No, io l'ho fatto attraverso i miei social, che poi sono sostenuti dagli ischitani, chiaramente tutti coloro che amano questa terra. Io passerò qui appunto qualche giorno dopo questi momenti di difficoltà, ci tornerò, continuerò a venirci, perché non sarà certo il terremoto a fermarci. Anna Falchi cuoca. Ebbene sì, lo faccio per ora solo attraverso i social, ma diventerà anche probabilmente una professione, a parte quella della casalinga, quello sempre viene in primis. Cucino per mia figlia, per i miei cari e per gli amici, e lo farò anche più professional. Da sommelier, qual è il vino che preferisci? Io sono un'appassionata dei vini normalmente, quelli del nord Italia, i friulani, i trentini, così. Però devo dire, appunto, essendo a Ischia, sono un'appassionata del Biancolella, che è presente in molti vini, che può essere anche mischiato con altre cantine, però insomma l'importante è che sia ghiacciato, però, che non è molto da intenditori di vini, però a me piace il vino bianco e mi piace freddo. Possibilmente gustato in cantina. Beh, ancora meglio, sicuramente ha un gusto più di tradizione. Si è svolto regolarmente questo pomeriggio il corteo storico di Sant'Alessandro. Il corteo è partito alle 18 dal piazzale d'Aragonese di Schiaponte. Il servizio.
un'edizione di Sant'Alessandro un po' particolare questa, dottore. Sì, un pochettino molto sofferta, però la vita continua e dobbiamo dare un segno di positività per il futuro. Come sta andando? Benissimo, gran fatica ma benissimo sta andando, vi ringrazio. Non poteva mancare l'avvocato Di Meglio che impersonifica? Giulio Iasolino. Voglio precisare che quest'anno la sfilata l'abbiamo voluta fare perché è una sfilata storica e vogliamo ricordare pure la figura di Lina Balestrieri, che ormai è entrata nella storia per la sua solidarietà, per la sua profonda bontà, sì, anche per la grande umanità che aveva nei confronti della gente, e poi è stata una grande donna. E apriamo la pagina sportiva. A poche settimane dall'inizio del campionato di promozione, il Varano continua gli allenamenti. Nella rosa che affronterà la stagione sportiva 2017-2018, quest'anno c'è anche il nuovo attaccante Pasquale Rizzo. Conosciamolo meglio. Siamo con Pasquale Rizzo, uno dei nuovi acquisti del Varano. Pasquale, innanzitutto per conoscerti meglio il tuo ruolo e soprattutto da quale squadre provieni. No, il mio ruolo è attaccante, ovvero punta centrale. L'anno scorso sono stato a Castel San Giorgio in eccellenza, però per vari motivi non mi sono trovato bene e quindi a dicembre sono andato a Poggio Molino in promozione. Cosa ti ha convinto a venire qui a Varano e anche l'approccio con mister Billone Monti, soprattutto quello iniziale, come è andato? No, diciamo, mi sono sentito con mister in estate, mi ha spiegato un po' il progetto di quest'anno che sarà e ho deciso di accettare. Prime impressioni sulla squadra, anche sui compagni, comunque hai masticato queste, diciamo, queste categorie, dove pensi possiate arrivare? No, il nostro obiettivo quest'anno è quello di fare un campionato molto molto tranquillo, è quello di cercare di fare bene e di dare le giuste soddisfazioni a questa società che ci sta aiutando molto. Un'ultimissima battuta, una curiosità, perché già prima vedevo che scherzavate col mister, ha detto che lui preferisce un attaccante che corre piuttosto che fa gol. Cosa ti senti di assicurarci? Ah, beh, io gli posso dire solamente che metterò il mio massimo impegno e cercherò di fare tutto quello che mi dice lui. Ovviamente il campo sarà a dimostrare tutto. Quanti gol però vuoi, se ti senti, di promettere anche alla piazza? No, il mio obiettivo è di fare bene come squadra, poi gol se arrivano, se non arrivano pazienza. Nell'ambito degli eventi Torre in Luce e Torre in Festa, il Comune di Laccameno ha organizzato presso il Museo di Villa Arbusto Metamorfosis, i miti, i luoghi, la memoria, una serie di appuntamenti culturali. Domenica 27 agosto è previsto l'incontro con lo scrittore Pierluigi Razzano, autore di Così lontana e così vicina, edizione Intramenia. Introduce Pasquale Raicaldo, le letture sono di Roberto Scotto Pagliaro. L'appuntamento è alle 21:30. E l'ingresso è libero per tutti. E il direttore Enrico Buono e tutta la squadra di Teleischia esprimono il loro cordoglio al direttore del quotidiano Il Roma, Antonio Sasso, per la scomparsa della sua cara mamma. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Il nostro notiziario termina qui, l'informazione di Teleischia ritornerà lunedì con la prima edizione delle ore 14. Buona domenica a tutti.